Benvenuti alla puntata numero 232 di You Leader. Buongiorno. Buongiorno a tutti e benvenuti. Buongiorno. Mercoledì 15 dicembre 2021. Buongiorno, benvenute, benvenuti alla puntata numero 232 di You Leader. Soltanto 9 giorni alla magica vigilia di Natale. Ci siamo. Allora, corriamo come di consueto a vedere a chi appartiene il dito più veloce. Chi oggi ha lasciato per primo o per prima la propria traccia in questa puntata di You Leader. Ladies and gentlemen, il dito più rapido di oggi è quello di Giulia Filotto. Buongiornissimo, live da Arzignano. È riuscita a riagguantare il gradino più alto del podio. Giulia, buongiorno a te. Buongiorno Anna, good morning. Buongiorno Sara da Venezia. Isa, buongiorno a te da Bari. Mayra, buongiorno, buongiorno con questo sole nero al centro. Buongiorno Natascia da Torino. Patrizia, good morning da Mesagni. Antonietta dalla Calabria, Fiume Freddo Bruzio. Alessandro, buongiorno da Como. Eleonora, buongiorno da Castellana. Monica Visentin, la nostra nonna Tecno, live da Roveredo in Piano. Vanessa, buongiorno da Catania. Federica, buongiorno da Taranto. Jessica, buongiorno, live da Livorno. Giulia da Porcia. Mary dalla Spagna, buongiorno Mary. Buongiorno Mariana, good morning. Buongiorno Flavio da Napoli. Denis da Torino, buongiorno. Livia live dalla Romania. Paoletta dalla Spezia, good morning a Stefania. Elena Condemi, buongiorno amici. Buongiorno, buongiorno da Riva del Garda per Mariana. Buongiorno da San Marcello Piteglio per Francesca. Rita, buongiorno da Vigasio. Rita, buongiorno a te. Buongiorno Simona da Imola. Giulia Savone live da Valmontone. Barbara, buongiorno da Palestrina. Susanna, buongiorno a te. Antonella Giampieri, buongiorno, live dalle
Marche. Claudia, buongiorno da Squilzano, buongiorno Claudia, buongiorno Marilena da Bologna, buongiorno Carmela, live da Taranto, Tamara da Fossano, Mariangela Brindisi è presente, buongiorno Mariangela, buongiorno a te, buongiorno Daniela da Livorno, Raffa da Castelfranco Emilia, Marica da Vigevano, Roberta da Venezia col sole, facci sapere se il tuo raffreddore ha avuto la meglio oppure se hai vinto tu. Buongiorno dal Salento, Antonella, buongiorno a te, buongiorno Simo dalla Sicilia, Danila live da Martina Franca, città che ci vedrà nei prossimissimi giorni. Giada, buongiorno a te Giada, buongiorno Valentina dal Salento, Giada Ogliari, albero di Natale e cuoricino vibrante, buongiorno Wanda da Latiano, Fulvio da Latina, passiamo da Latiano a Latina e vai, dice Giulia che si è aggiudicata il primo posto oggi. Buongiorno da Bisceglie per l'ottima Alessandra Laforgia, ciao Ale, buongiorno Tiziana, Stefania, buongiorno Mario, buongiorno a tutti, buongiorno Laura da Pavia, buongiorno Alfredo live da Taranto, amico, buongiorno, buongiorno Federico, good morning, giuro che era giallo il sole, dice Mayra, è uscito nero, Simona, buongiorno da Villanova dal Benga Liguria di Ponente, Angela Cavone live da Bari, il primo giorno formalmente, realmente di libertà per Angela Cavone, che ha abbandonato il suo tradizionale posto di lavoro da alcuni giorni, ma con oggi si chiude una esperienza di cui ci ha parlato tante volte. Anna, ciao, da Mesagne. Monica, mi piace questo buongiorno da nord a sud, di nuovo a nord, al centro, insomma su e giù per lo stivale. Buongiorno da Fiumicello, Sara, ciao Sara. Andrea, good morning amico. Buongiorno Giuseppe Antonella De Chirico, buongiorno dalla Puglia, esattamente da Terlizzi, Nicoletta da Enna, Danila ci aspetta, mettiamoci d'accordo, Diana, buongiorno da Sarno, Emanuelita, good morning, Elena, ciao da Prato, Corina, buongiorno da Arzignano, Lidia, Corda, bonjour da Olbia, grazie a tutti, a tutte per aver scelto anche oggi di iniziare questa giornata con You Leader, l'appuntamento tra pochissimi istanti per l'inizio di questa vibrante puntata numero 232. Allora, buongiorno a tutti, ripristiniamo la connessione, c'era un problema di velocità, ci stiamo riconnettendo. Buongiorno a tutti, benvenuti, questa è la puntata numero 232 che inizia, ecco qua, siamo connessi, così assistete anche in tempo reale alla magnificenza di questo strumento che ci consente di avere uno sfondo bellissimo tutte le mattine per creare la giusta atmosfera. Ci avviciniamo al momento che io amo più di tutti, il momento che dovrebbe rappresentare per ogni persona l'esaltazione dello stare insieme, dell'emozione. E quando avrò terminato di settare tutto, eccoci qua, e questo 15 dicembre ha un sapore molto molto particolare, perché è anche la vigilia di un evento importante. Domani, probabilmente non sarà connessa in questo momento con noi, domani sarà il matrimonio di una delle networker della nostra community, ma ve ne parleremo sicuramente domani con una testimonianza direttamente dal posto. Dunque auguri a Simona De Ceglia e al suo Valerio che stanno convolando a giuste nozze, sarà bellissimo. Buongiorno Fanuel, buongiorno Micaela, Federica, buongiorno Elena da Montebello, Micaela, buongiorno Monica da Martina Franca, Sonia da Gazzo Veronese, Barbara da Torino, Silvia, buongiorno a te da Biella,
Anna, tanta felicità per Simona. Auguri, auguri a Simona De Ceglia, che quando avrà modo di vedere questa puntata sicuramente si crogiolerà e ne sarà felice, ammesso che abbia recuperato i postumi dell'addio nubilato di ieri sera. Abbiamo visto qualcosa in lungo e in largo. Dunque, questa puntata ha un titolo molto particolare, il vuoto creativo. Il vuoto creativo, ho sentito questa parolina ieri sera mentre Alessia e Martina guardavano un bel film natalizio, il film è Jingle Jungle, un film meraviglioso, bellissimo, che lascia spazio tantissimo alla fantasia, e io in quei minuti ero alla ricerca di alcune parole che potessero definire meglio la puntata di oggi, perché avevo già le idee chiare, è servita su un piatto d'argento, è arrivata questa definizione, il vuoto creativo. Caffè alla mano, taccuino alla mano se lo avete, sapete che andando su Amazon e digitando You Leader per sole 6 euro potete prendere questo taccuino, non ci guadagniamo assolutamente nulla, è tutto denaro che rimane a chi ha prodotto questo taccuino, però vi consentirà di prendere appunti e soprattutto di personalizzare scrivendo dietro buongiorno You Leader live da, e mettete il nome della vostra città, e potete anche personalizzarne l'interno mettendo il nome e la regione di appartenenza. Vedete, questa è la mia maniera di utilizzarlo con i miei appunti volanti. Molto bene, il vuoto creativo. Oggi parlerò a tutti coloro che sono in una fase di vuoto creativo. Qual è questa fase di vuoto creativo? È quella in cui hai un immenso desiderio di creare, in cui vorresti creare strumenti, creare il tuo futuro, creare qualcosa che ti possa smuovere dalla situazione in cui sei, ma questa voglia di creatività poi corrisponde un vuoto. Ce l'avete la sensazione a volte di avere una frenesia incredibile, una voglia di creare, ma non ne avete voglia poi di farlo? Oppure ce l'avete la sensazione di aver creato, di esservi impegnate nel creare qualcosa che poi non produce nessun risultato? L'avete mai avuta la sensazione di paralisi cosciente? Se fate questo business e questa attività, vi sarà certamente successo di attraversare dei periodi del vostro business, ma anche della vostra vita, in cui vi sentite paralizzate, coscientemente paralizzate, come la terribile sensazione che, ahimè, prova chi è ingabbiato nel proprio corpo, ma ha la lucidità, la freschezza mentale per rendersi conto di essere ingabbiato. È uno stato di paralisi cosciente sicuramente terribile, ma rapportato al nostro esempio, accade anche nella nostra attività. Chi di voi si sente paralizzato in questo momento? Chi di voi non riesce a fare ciò che vorrebbe? Chi di voi sta attraversando la fase del vuoto creativo? Tutta quell'energia che imperversa sulla vostra testa come una nuvoletta di fantozzi, ma c'è qualcosa che vi paralizza, o meglio, c'è qualcosa che paralizza i risultati. Siete magari in una fase in cui purtroppo non sta accadendo nulla. Avete presente quando non accade nulla? Quando tu fai, fai, fai e non accade nulla? Quando tu cammini, cammini verso una direzione e ti sembra di non muoverti? Quando non succede assolutamente nulla nel tuo business, eppure hai la sensazione netta di fare tutto quello che ti serve, di fare tutto quello che ti consigliano, e magari in realtà fai le azioni giuste, magari anche con l'atteggiamento giusto, perché può accadere che poi non accada nulla. L'avete mai attraversata questa fase? Anche se, ricordatelo, quando non accade nulla, non è che non accade nulla. Quello è un risultato negativo. Però, attenzione, quando non accade nulla, è lì che si costruisce il leader,
è proprio nella fase del vuoto creativo, della paralisi cosciente, quando non accade nulla nonostante tu lo voglia, nonostante tu faccia, è proprio là che si stanno gettando le basi per costruire il leader o la leader che sarai. Vediamo un attimino, andiamo sui commenti. Felicità per Simona, buongiorno. Sonia dice: non ridere, un giorno sarai il mio ospite a Gazzo. Buongiorno. Elena: festeggio il mio primo anno da networker, iniziare questa giornata con voi è il top. Auguri Elena, auguri e tantissimi in bocca al lupo. Ciao Natalia, o Natalia, buongiorno Silvia. Bene, bene. Buongiorno, buongiorno Irina, buongiorno Lucrezia, Giada, oui c'est moi. Sì, mi è capitato il vuoto creativo, la paralisi cosciente, sì, dice Laura, tante volte, dice Susanna, sì, mi è capitato, dice Irina, io, dice Daniela, in questo periodo soprattutto, dice Denis, io in questo momento, dice Natasha, in questo periodo, io, molte volte, Laura dice io, Elena dice molte volte, presente, dice Nicoletta, buongiorno, certo che l'ho vissuta, dice Anna Soave. Buongiorno Giorgia da Loano, dalla Liguria, da Livorno Natascia. A me succede a giorni alterni, dice Silvia. Come fai Mario ad avere sempre delle giuste riflessioni? A me accade che quando non accade nulla accade altro. Irina, io sono in questa fase, faccio ma non succede nulla. A volte sembro da sola sui social quando nessuno interagisce con le storie e i miei post. Carmela taggata da Giorgia, buongiorno Francesca. Mi succede che rimango in silenzio, mi isolo e mi succede che se non dormo mi alzo e inizio a scrivere o creare disegnando, dice Raffa, come remare controcorrente. Giulia, i momenti di vuoto creativo sono bellissimi perché è lì che nasce il tuo futuro più vicino. Si sente una carica dentro che poi diventa azione e da lì a poco è stupendo. Io, dice Simona, sì spesso, dice Jessica. Buongiorno Camelia, buongiorno a te. Giulia, sì mi è capitato. Micaela, certo che l'ho vissuta, blocco totale. Incazzata, aggrappata al mio sogno, superata, azione, costanza, non isolarsi mai. Ecco, il vuoto creativo, quando non accade nulla, la stai attraversando in questo momento, quella fase in cui non sai se ridere o piangere. Quella fase in cui sembra crollare tutto quel castello di entusiasmo che hai creato e visualizzato quando hai aperto il codice. Te lo ricordi? La sensazione adrenalinica di quando hai aperto il codice e di quando con un bagliore, un'esplosione ti sei vista realizzata perché avevi capito che era la strada giusta. E poi non accade nulla. E poi vivi una paralisi cosciente. E poi sei in un blocco totale, non solo di risultati, ma anche proprio di tue azioni. Perché quando non accade nulla, non ti viene voglia di fare. Quando tu non sai se ridere o se piangere. Il melodramma del networker bloccato, che non sa se ridere, perché, come mi ha insegnato un giorno il marito di Monica Visentin, S, sono solo soldi. E allora magari ti viene da ridere e dici, va bene, pazienza, non ci sto riuscendo nel network, ma magari ho un'alternativa. Che poi se l'alternativa è quella di avere il cugino che apre il bar, che ti fa il contratto a tempo indeterminato per lavorare 25 ore al giorno, e non sai se ridere o piangere. Ve lo ricordate lo stato d'animo che si prova quando sei bloccata? Oppure ce l'hai lo stato d'animo in questo momento? Sapete come lo visualizzo io questo momento di blocco? Lo visualizzo come un imbuto, l'effetto imbuto. L'effetto imbuto si verifica quando una cozzaglia di pensieri, quando una cozzaglia di desideri
si affollano così violentemente, così indisciplinatamente da volersi infilare magari all'interno dell'imbuto alla ricerca dello spazio per passare. Questo è quello che accade in questa fase che io chiamo effetto imbuto, quando le voglie si affollano, cercano di passare attraverso quell'unico canale disponibile e non passa nessuno. È come se all'interno della clessidra voi metteste dei granellini grossi o metteste una densità tale di granelli da non riuscire a far passare. Eppure voi dite, caspita, carne a fuoco ne ho tanta, io ho tanta voglia di cambiare la vita, io ho tanti sogni, ho tanti talenti, ho tante capacità, eppure non succede nulla. Perché i tuoi talenti, i tuoi desideri, le tue voglie si affollano in questo effetto imbuto e non passa nulla e rimani paralizzata. Quando non accade nulla, non è che perché sei una minchiona, è perché non hai ancora imparato a dare una direzione ai tuoi desideri, alle tue azioni, ai tuoi talenti. La disciplina che serve ad ogni buon networker ha questo senso, quello di dare una direzione a tutto ciò che ti si affolla in testa per rendere produttive le azioni. Perché sapete quando è che scocca la minchiolanza sovrana? È quando qualche motivatore ti fa venire la voglia bruciante di farcela. Allora ti senti bruciare dentro, senti milioni di input di positività che arrivano e poi non sei in grado di dare una direzione, di disciplinare tutta questa grande valanga emozionale che ti arriva. Il vuoto creativo di cui stiamo parlando, quello che stai attraversando in questo momento in cui non capisci, ma come cazzo è? Sogno una vita meravigliosa, la vedo. Faccio tutto quello che c'è da fare, in più me lo merito e non accade nulla. Questo accade perché questa alta forma di creatività che aleggia su di te non trova l'espressione, il canale giusto per realizzarsi. Il vuoto creativo altro non è che una bolla d'aria fra tutte le tue pulsioni e il canale attraverso cui devono passare le azioni per far funzionare i tuoi desideri. È abbastanza complicato il concetto dell'effetto imbuto e del vuoto creativo, ma proviamo a semplificarlo. Scrivetelo nei commenti. Chi di voi si è svegliato oggi dicendo no, basta, oggi devo assolutamente farcela? Chi di voi si è svegliato dicendo per tutto quello che faccio oggi devo raccogliere qualcosa? Chi la sta attraversando questa fase? Chi stamattina ha messo il piede sinistro a terra, come insegnano i nostri avi, no? Che per avere una buona giornata bisogna appoggiare il piede sinistro per terra, dicevano o dicono. Chi si è svegliato stamattina dicendo per tutto quello che faccio io merito di più oggi, lo otterrò? Denis dice io, Natasha dice io questa mattina. Io, dice Claudia, per tutto quello che faccio, per tutto quello che so fare, per la serietà che ci metto, per la presenza con il mio team, aiuto così tante persone che me lo merito che oggi funzioni a me. Io, perché un grosso obiettivo, dice Raffa, io, dice Giada, io sono 2 o 3 giorni, dice Leonora, io, Michaela, ho pensato proprio questo oggi, caro Mario, dice Marilena. Io, dice Simona, per tutto quello che fate, ho iniziato così domenica, sto continuando a farlo tutti i giorni, dice Silvia, io, dice Giulia, io, dice Barbara, stamattina vi siete svegliate dicendo basta, io lo merito perché faccio
tanto, ci sono, ci provo proprio io, e poi magari c'è gente che fa poco e ci riesce. Oggi me lo merito, oggi sarà il mio giorno, vi siete dette. Me lo merito, dice Federica. Buongiorno, io sono tanti giorni, dice Diana, che dico questo. Svegliarsi e dire, ma porca miseria. Con tutto ciò che faccio, per me e per gli altri. Questo accade perché i grandi sogni sono come un mosaico. Se voi prendeste tutti i tasselli che compongono la meraviglia di un mosaico e li buttaste a terra alla rinfusa, ma secondo voi il mosaico prende forma? No. Se prendi tutti i tasselli, perché i sogni sono come un mosaico, la felicità è costruita su mattoncini di pazienza. I grandi sogni sono come un mosaico. Se prendi tutte le tessere di questo mosaico e per fare prima, pensando che potresti avere una botta di culo e butti alla rinfusa tutti i tasselli, ma che davvero pensi che il mosaico prende forma? Ma che pensi che quello che ce l'ha fatta ha avuto botta di culo prendendo le tessere del mosaico e buttandole, secondo te si accasano e viene la magnifica forma fuori di quella decorazione? Ma veramente pensi che chi ce l'ha fatta abbia avuto culo? Perché di questo si tratta. Perché i grandi sogni sono come un mosaico e vanno costruiti una tessera alla volta. Un tassello alla volta. E se stamattina ti sei svegliata e hai detto oggi deve essere il mio giorno, perché con tutto quello sono 17 anni che faccio network marketing e ancora non sono partita, non ho trovato la chiave, oggi per forza, perché ci provo, non accadrà nulla se non capisci che i tuoi sogni, i tuoi desideri, le tue azioni, i tuoi sforzi devono essere direzionati, disciplinati attraverso l'imbuto, non passano. Se ti sei svegliata stamattina e hai pensato di fare le zoom, fare i post, fare le azioni, prendere, scrivere, aiutare, fare eccetera, e pensi che questo possa essere produttivo, sei fuori strada, perché il successo si costruisce un mattoncino alla volta, un tassello alla volta. Oggi magari è il giorno per imparare gli elementi di base del tuo piano compensi. Quelli di base non c'è bisogno di conoscere tutto. Oggi magari è quel giorno. Domani sarà magari il giorno per capire come funziona quell'app che mette i filtri alle foto. Domani ti dedicherai a capire come diavolo si apre e si chiude il microfono di una Zoom. Domani ti impegnerai a capire come si apre una Zoom. Ti impegnerai a capire come gestire il microfono, la telecamera, mentre fai una Zoom. Il giorno successivo ti dedicherai a capire come si salvano le foto da Instagram. Un tassello alla volta. Il successo è fatto di competenze acquisite e digerite. Se ti prendi per culo da sola e dici di voler fare una sponsorizzata, ma non sei mai andata a sbirciare all'interno del tuo social per capire come si fa, per capire cosa significa, che cosa cazzo chiedi, voglio fare una sponsorizzata se non sai cosa significa sponsorizzare. Perché per questo non accade nulla nella vita, per questo in questo business, per questo c'è il vuoto creativo, perché vuoi fare e non dai priorità e produttività ai tuoi pensieri, a quello che fai. E sai perché le persone non riescono a costruire il proprio grande mosaico? Perché mettono un tassello alla volta, guardano magari il tassello e gli sembra di non aver fatto nulla.
Invece, cara amica, se impari come funziona Zoom, come si apre e come si chiude il microfono, se impari che cosa significa la parola schedule, quante volte ti è apparsa una mail che ho scritto schedule? Perché non vai a vedere in inglese cosa significa schedule? Se hai sentito mille volte la parola cross line e la dici e non sai neanche cosa significa, come puoi pensare di poter realizzare il tuo futuro se non dedichi anima e cuore a quel piccolo tassellino? E sapete perché le persone lavorano e poi mollano? Perché il mosaico si comprende, si capisce a distanza. Tu lavora un tassello alla volta e ogni tanto allontanati per vedere il lavoro come sta avvenendo. Invece le persone vogliono vedere il risultato tenendo la testa bassa. Si lavora giorno dopo giorno per evitare la sensazione di paralisi cosciente, perché la paralisi cosciente accade quando tu vorresti fare tante cose e non fai nulla. Sai perché? Perché pensi che questo sia un gioco, perché pensi che questa sia una lotteria. Ah sì, mi hanno detto di fare le sponsorizzate. Sì, poi lo faccio. Sì, mi hanno detto di capire il piano compensi, la gamba debole, la gamba forte. Poi quando arrivate al momento, al dunque, al giorno in cui volete fare la qualifica, andate a bussare e vi pentite di non averlo capito prima. Per questo c'è la paralisi, perché le persone rimandano, procrastinano, perché le persone non vogliono per davvero essere fautrici del loro successo, fautori del loro successo. Le persone vogliono diventare di successo con il culo degli altri. Il vuoto creativo è una attesa di successo con il culo degli altri. Il vuoto creativo è un'attesa di successo fino a quando non troverai la voglia di fare. Il vuoto creativo è una decisione. E se vi è sembrato così dolce e romantico dire sì, io sto attraversando il vuoto creativo, sì, a me non sta accadendo nulla, sappiate che quella è una decisione. Perché gli strumenti, i tasselli, le tessere a disposizione di ognuno per costruire il mosaico sono uguali per tutti. Anche chi dovesse semplicemente avere solo 10 minuti al giorno per svolgere questa attività può comprendere che 10 minuti al giorno sono abbondanti per conoscere una tessera e piazzare una tessera. Una tessera alla volta, e ogni tanto allontanatevi per vedere che cosa sta accadendo. Dunque, chiodo fisso, io lo sto pensando da ogni mattina, devo farcela. Laura, mi sono alzata con questo pensiero, io mi sono svegliata, chiodo fisso da 2-3 giorni, io me lo merito, non mi scoraggio, la vision dove sarò nel 2022. Vanusa, quando mi dicono che sei nel posto sbagliato, io faccio per me. Buongiorno Katia, bisogna mettere ordine, brava Eleonora. I grandi sogni si trovano in posti scomodi e bisogna scomodarsi per andare a prendere. Non solo i grandi sogni, proprio i soldi si trovano in posto scomodo. Quando hai in testa troppe cose da fare, alla fine non fai nulla. Il castello si costruisce un po' alla volta, dice Jessica. Troppa carne sul fuoco o brucia o non cuoce bene. Mi serviva proprio, mi stavo strozzando nell'imbuto, dice Francesca. Le fondamenta non si tirano su in un giorno, dice Denis. Quanta ragione, io penso sempre, il network è come una scala, se provi a saltare uno scalino per arrivare in cima in fretta cadi, eh? Se fai uno scalino, ogni scalino, e ti godi ogni scalino, hai fatto bingo. Irina, come hai ragione Mario, a volte mi spaventi, punti sempre dove fa male. Cazzarola quanto hai ragione, dice Cinzia. Monica, ogni giorno si impara una piccola cosa, ed è questa somma. Avete... A cuore aperto avete detto che vi sentite magari in un momento di impasse, in un momento di stasi, di paralisi cosciente. Dopo queste mazzate, tra virgolette, però voglio dire una cosa. Sentirsi soffrire per il fatto di essere immobili è già un risveglio, eh? Sentirsi
scuri, tristi, sentire quella insoddisfazione che permea tutta la tua giornata, perché lo so che magari sei felice, felicissima, perché hai una famiglia meravigliosa, dei bambini bellissimi, magari hai anche, che ne so, hai anche la salute che ti ha graziato, però c'è sempre quel velo di tristezza, perché pensi sempre a quell'insoddisfazione che regna sovrana perché non stai trovando la tua chiave nel business. Devi sapere però che sentirsi immobile è già una forma di risveglio. Quindi dattela una pacca sulla spalla, perché se senti quella sottile sofferenza di non riuscire a farcela, è un buon segno. Perché di quel 98% delle persone che non ce la fa, la maggior parte non soffre neanche. Sapete cosa fa? Molla. Oppure cambia business, che è peggio del mollare. Sentirsi immobile e sentire quel fastidio che ti rode, che ti scava dentro, è una forma di risveglio. E tu devi decidere se continuare a sentirti così o se cominciare a ordinare le cose da fare, a ordinare i tuoi desideri. Se vuoi fare parte di quel 2% e trasformarti magari in una cittadina del mondo, è chiaro che devi desiderare di poter essere dove vuoi, quando vuoi, con chi vuoi, prima o poi, essere libera. Ma prima di questo ci sono altri piccoli desideri, i piccoli obiettivi quotidiani. Oggi, anche se questa non è formazione tecnica, oggi prendi l'impegno di parlare dei benefici che hai avuto con i prodotti della tua azienda, almeno con 3 persone. Potrei dire 10, perché se volete diventare libere quanto prima, dovreste parlare con 10, 20 persone ogni giorno. Ma mettetevi l'impegno di parlare con 3 persone oggi e di mostrargli l'entusiasmo, la soddisfazione per la trasformazione fisico mentale che vi ha dato il prodotto o il servizio che offre la vostra azienda. Prendete l'impegno di parlare con 3 persone di questo, perché allora sì che potrete smuovervi da questo immobilismo. Sapete come si fa a convincersi che bisogna mettersi piccoli obiettivi? Dovete chiedere aiuto. Chiedete aiuto a voi stesse. Ditevi: io oggi ho bisogno del tuo coraggio. Oggi ho bisogno della tua faccia tosta, perché parlare con 3 persone, dei prodotti che ti hanno trasformata, non ci vuole questo gran coraggio, ci vuole molto più coraggio a entrare in un ospedale, ci vuole molto più coraggio a dare una cattiva notizia, ci vuole molto più coraggio a mettere le mani in tasca, aprire il portamonete e non vedere nulla dentro, ci vuole molto più coraggio ad accettare di scendere ogni giorno, di vedere nella cassetta della posta le bollette che non si riescono a pagare. Ci vuole molto più coraggio alla veneranda età di 47 anni, come accadde a me, andare a bussare a casa dei propri genitori, dei propri suoceri, per chiedere dei soldi in prestito. Ci vuole molto più coraggio per fare questo, piuttosto che parlare con 3 persone, 3 misere persone di quello che ti ha trasformata. Perché se sei qua, se sei attaccata a questo sogno di magnificenza, di trasformazione della tua vita, è perché hai toccato con mano che le cose possono cambiare. Di che cosa hai paura? Di che cosa hai paura? Di andare a parlare con le persone? Di recuperare le tue vecchie chat, di fare follow up?
Però poi dici di voler realizzare il tuo sogno, poi ti lamenti della tua paralisi creativa, ma io non so che cosa succede, perché hai paura di andare a fare la cosa elementare di questa attività, andarti a prendere le soddisfazioni, perché quando tu parli con una persona stai investendo nella felicità che ti arriva quando quella persona prima o poi ti dirà sì. Chiedi aiuto anche. Oltre ad andare a parlare con tre persone oggi, chiedi aiuto, perché chiedere aiuto, anche questa è una ripartenza. Vedo persone chiuse nel proprio guscio, a languire, a soffrire per questo vuoto creativo e non chiedono aiuto. E l'aiuto non va chiesto a chi sta più in minchiolanza di voi. Da questo si vede chi vuole cambiare la propria vita. Chi cerca appoggio e chi fa progetti con chi è più minchiolato di se stessa. Se sei desiderosa di collaborare, fallo con chi c'ha risultati. È una cruda, bruttissima verità. Ma io vedo vuoti creativi, vuoti di risultato che si sommano ad altri vuoti di risultato nella convinzione che si possa creare qualcosa di nuovo per uscire insieme. Ma dove cazzo vai? Appoggiati, scegli, chiedi a chi ha risultati per l'amicizia, per stringere le proprie anime. C'è tempo, puoi farlo durante la giornata. Non ti dico non frequentare e non piangere sulla spalla di una persona piangente. Quello fallo, ma nella tua vita. Però non aspettarti che piangere sulla spalla di una persona piangente ti faccia realizzare i sogni, perché è una minchiolanza raddoppiata, moltiplicata. Chiedi aiuto, ma chiedi aiuto non pretendendo che qualcuno faccia per te. Chiedi aiuto. Guarda come fanno le persone che hanno risultati e fai quello che fanno loro. Non inventarti progetti stratosferici, impiegare giorni per studiare un progetto da fare con una persona altrettanto in minchiolanza e la firma sulla tua chiusura del codice. Chiedi aiuto e poi aiuta gli altri, perché può sbloccare te stessa. Perché magari tu sei bloccata. Puoi andare ad aiutare qualcuno, non a piangere con qualcuno. Dare valore agli altri equivale a trarre energia. Anche aiutare gli altri ti può sbloccare in questa situazione. E allora, visto che dobbiamo lavorare un tassello alla volta, io vi lancio l'hashtag che oggi potrebbe essere quello che accompagna i vostri post su questa riflessione. Lo sapete che io amo moltissimo il concetto dell'insieme. Hashtag facciamolo insieme. Facciamolo insieme. Mettiamo in rosso. Hashtag facciamolo insieme, mettendo i puntini sulle i. Facciamolo insieme, smuoviamoci insieme da questo imbuto. Un bel post con facciamolo insieme, taggando le persone a cui vi ispirate, che hanno risultati. E chiedi, facciamolo insieme, aiutami a farlo insieme, a uscire da questo vuoto creativo, perché la creatività ha bisogno di relazioni. Se vuoi creare quello che ti libera, hai bisogno di relazioni con persone che sono infuocate, positive, sorridenti. E poi stare tra la gente è il modo migliore per ripartire. Se sei in minchiolanza e ti isoli, non accadrà nulla. Tornerai a stampare curriculum. Se vuoi stampare curriculum, basta che ti isoli. Se vuoi stampare curriculum, basta che pensi di essere il depositario della verità. Se vuoi stampare curriculum, crea progetti nuovi.
I progetti nuovi si creano dopo che hai capito che cosa ha funzionato con le altre persone. Perché altrimenti avrai una creatività fittizia che creerà sotto un vuoto. Perché non è quante azioni fai. Perché tutti si concentrano sulle azioni e fanno una valanga di azioni. Invece io mi sono sempre concentrato sui risultati e arriva una valanga di risultati. Perché se pensi al risultato, metterai disciplina alle tue azioni. Chiudiamo vedendo un po' di commenti. Step by step, i cuoricini di Alessandra. Mollare mai e poi mai, cavolo, neanche lontanamente è passato nel mio cervello, dice Leonora. Jessica, chi molla più mai lo farò. Cristina, ci sono passata, come mi avete detto voi, fermati e guarda, fidatevi di chi consiglia di farlo perché serve a ripartire più forte. Mi mancava l'aria, ma ne sono uscita. Natasha, mi stai facendo piangere. Ecco, sembra che parli di me in questo momento. Gabriella tagga Elisa, Jessica tagga Corinne. Flora, ciao Mario, ieri parlando con Ale gli ho spiegato tutte le mie paure, lei mi sta dando una carica pazzesca, ho appena iniziato questo nuovo lavoro e spero di riuscirci e che possa essere per me un lungo cammino, siete fantastici. Benvenuta Flora, divertiti, ma ricorda che la speranza non è una strategia, abbiamo la strategia e il mindset adatta per farcelo, quindi la speranza la lasciamo a chi lì fuori continua a vivere sperando che chi sceglie per lui faccia la scelta giusta, qui scegliamo per noi. Mi hai detto usa l'abbondanza, sì, ieri ti ho scritto ragiona, pratica l'abbondanza e non la scarsità. Mario, hai proprio ragione, ci vuole molto più coraggio a chiedere soldi ai genitori piuttosto che me ne vergogno ogni volta ed ogni volta mi sento morire. Ecco, oggi dacci dentro, disciplina le tue azioni, disciplina i tuoi pensieri, perché non è più possibile che una persona vada a chiedere. No, non sia possibile, perché va fatto, i genitori esistono per questo. Ma pensa come ti sentirai, come ci siamo sentiti ieri, lo svelo qui, non lo sa nessuno. Io e Alessia, che abbiamo fatto un regalo bellissimo alla nonna di Alessia. Una cosa che ci ha emozionato nel solo pensarlo, nel solo farlo, per restituirle tutto quello che ci ha dato quando eravamo nella merda. Usa l'abbondanza. Irina, cavolo, lo faccio. E non con tre, ma mi metto l'obiettivo di parlare con 10 persone. Sono stufa della vita che ho. Invece stare a caldo a casa mia e sono qui a stirare camicie a degli sconosciuti. Tutta colpa mia. No, è colpa della mancanza di direzione ai tuoi sogni, della mancanza di direzione ai tuoi, alle tue azioni. Sante parole, dice Cristina. Cinzia tagga Antonina, tagga Galina. Giulia, guarda sempre chi è migliore di te, chi ha un vero sorriso sul volto, crescerai e volerai senza rendertene conto. Facciamolo insieme, è l'hashtag. Mio padre mi diceva sempre di guardare chi era meglio di me per migliorarmi a mia volta. Brava Cinzia, anche mio padre mi ha sempre detto fatela con qui di meglio di te e fandi le spese. Anche se mio padre non parla il dialetto, però l'ho trasformato in saggezza popolare. Facciamolo insieme, vero, dice Vanusa, incollati come cozza a chi ce la sta facendo l'atteggiamento giusto, non significa che stai abbandonando chi sta in minchiolanza. Esatto. Chiedere aiuto significa semplicemente confrontarsi con i migliori. Io nei momenti no, creo e condivido con chi mi dà tanto. Condividere è carica. Adoro creare relazioni, facciamolo insieme, dice Alessandra. Non è quante azioni si fanno, ma come, dice Jessica. Grazie, dice Susanna. Grazie Mario, è sempre illuminante ciò che dici, dice Silvia. Laura, facciamolo insieme. Antonella, prego. Susanna, farò una diretta per parlare il mio perché delle mie paure, ma ha vinto la voglia di farcela. Facciamolo insieme. Attiriamo ciò che pensiamo, dice Alessandro. Lucrezia tagga Anna. Monica, per tanti anni mi vergognavo di andare giù da mia suocera, tanti aiuti ci ha dato. Basta, ci vuole più coraggio a chiedere aiuto per ciò che meritiamo piuttosto che mettere ordine ai nostri pensieri, alle nostre azioni. Grazie a tutti voi. Domani non ci sarà YouLeader domani mattina, perché con Alessia saremo diretti verso un evento magnifico, ma da lì ci sentiremo. Non ci sarà YouLeader domani. Vi ricordo che prima di Natale, e oggi vi dirò il giorno, ci sarà un YouLeader Christmas, in cui tutti voi potrete venire in diretta e dire due cose. Uno, come è stato questo 2021 per voi, che cosa ha rappresentato, gioia o dolore inclusi, e che cosa è per voi YouLeader. Quindi
chiunque potrà intervenire in diretta. Grazie a tutti, buona giornata, grazie di essere stati qua. Facciamolo insieme, trasformiamo questa giornata in un capolavoro e andiamo a prenderci quello che meritiamo. Grazie a tutti, grazie, appuntamento a... non lo so se dopo domani, teniamoci aggiornati. Grazie a tutti, buon proseguimento di giornata, ciao. Yeah.